tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Fa veramente tantissimo caldo e quindi qual è l'occasione migliore di proporvi delle ricette estive e quindi completamente fresche che vi permetteranno magari di rilassarvi e di ristorarvi in queste estate veramente veramente bollente. La prima ricetta che vi propongo è semplicissima, non è altro che un ghiacciolofo da tè e quindi ci servirà solamente della frutta e basterà metterle o nei contenitori che magari vendono dovunque a forma di ghiacciolo, oppure potete utilizzare tranquillamente un bicchiere, meglio se di plastica. Le inserite lì, ci inserite un pochino di acqua e poi ci inserite un bastoncino. Una volta che sono assate per un po' di ore nel congelatore, una volta che le tirate fuori, poi sono perfette per essere mangiate. Si possono fare giustamente varie versioni di questo ghiacciolo, quindi questo ghiacciolo per esempio è fatto di pesca e di fragola, oppure un'altra versione che a me sinceramente piace molto e sarà anche molto fresca sono quegli orsetti gommosi, che adesso non mi sto ricordando come si chiamano, insieme a invece nell'acqua della Sprite, e poi vengono inseriti sempre nel freezer e si congeleranno. Altra ricetta molto buona secondo me è quella di utilizzare i vasetti di yogurt. Semplicemente ci andiamo ad inserire dentro un bastoncino di legno e li mettiamo in congelatore tipo per una notte, e una volta poi che si saranno congelati avremo il nostro gelato gustosissimo alla frutta. Un'altra ricetta / consiglio che vi do è quello di congelare per esempio la frutta, in questo caso vabbè l'uva, in modo che quando volete del vino freddo non andate a inserire il ghiaccio, che poi una volta che si scioglie diventa acqua e quindi non fa altro che mischiarsi col vino, ma potete utilizzare appunto degli acini di uva ghiacciati che andranno a fare la stessa funzione del ghiaccio senza alterare la composizione del vino. Un'altra soluzione molto divertente è quella di congelare direttamente il vino in delle vaschette per il ghiaccio, in modo che appunto avrete dei cubetti di vino e una volta che si scioglieranno avrete il vostro vino freddo, senza però che sia appunto sempre alterato dall'acqua. Potete fare la stessa cosa con qualsiasi bevanda, quindi per esempio anche con della Coca-Cola o anche del caffè, per servirlo freddo ai vostri ospiti. Potete fare la stessa cosa anche con dei cocktail, quindi per esempio fare un bel mojito, e potete fare la stessa cosa anche con delle ricette molto gustose, come per esempio mettere e congelare dei pezzi di fragola con del cioccolato. Potete appunto congelare il latte insieme a dei biscotti al cioccolato o dei biscotti che preferite di più, in modo che voi appunto avete, una volta scongelato, questa gustosa ricetta molto fresca. Spero che queste ricette vi siano piaciute. Io come sempre vi mando un grosso bacio, fatemi sapere se conoscevate già qualche ricetta di questa. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!